Buongiorno, ben ritrovati alle chicche formative anche questa mattina. Allora, oggi parliamo di una strategia, perché dipende anche da come siete, no? Cioè, io ho una strategia che per me è risultata vincente, per qualcun altro potrebbe invece essere il contrario di quello che faccio io. Concentrati sul piccolo e poi espandi. Questa è stata sempre la mia strategia, ok? Vi faccio degli esempi, forse perché per me se io vedo tutta una roba davanti, cioè il famoso elefante, no? Come si mangia un elefante? Se pensi di mangiarlo tutto insieme non ce la fai, non ce la farai mai, no? Allora io ho sempre pensato di prendere l'unghia dell'elefante, concentrarmi sull'unghia e poi pian piano espandermi, no? Ho fatto così in tutte le storie della mia vita. Per farvi degli esempi, ho comprato una macchina che costava molti soldi tanti anni fa, ma non ho pensato alla macchina, ho pensato che ero stufa di non avere macchine col servosterzo, ok? Stiamo parlando di, cioè, decenni fa. E quindi ho detto: no, adesso io devo lavorare per potermi permettere una macchina che abbia il servosterzo, ok? Quindi pensate come ho pensato in piccolo, ok? Ma questo poi mi ha portato a comprare una macchina molto importante per allora, insomma, era una macchina decisamente importante. Quindi ho dovuto guadagnare i soldi per comprare quella macchina. La stessa cosa mi è successa per la casa, no? Ho pensato tanti anni fa, quando ero poco più che trentenne. Ho pensato, no, io non ne posso più di vivere in una casa dove ho la lavatrice nel bagno, ok? Nello stesso bagno avevo un bagno solo, quindi la lavatrice stava lì perché mi impicciava. E allora ho pensato, ho bisogno di una casa che abbia un bagno più grande oppure due bagni in modo che possa fare la lavanderia. E questo mi ha portato poi a comprare una casa che era il triplo di quella che avevo in quel momento, quindi mi ha portato a dover decidere di impegnarmi nel lavoro, guadagnare più soldi per potermi permettere quel tipo di casa. Ok? Adesso sta succedendo la stessa cosa. Adesso ho firmato proprio sabato per l'acquisto di una casa enorme, che sarà la casa dove poi ci sarà anche la scuola di business coaching avanzato, perché sono partita anche lì dal piccolo, no? Il piccolo è stato: voglio una cucina enorme, ok? Tipo 50 metri quadri di stanza. Voglio un bagno da 50 metri quadri. Quindi qui in questa casa dove sto oggi, se facevo 50 più 50 avevo quasi finito la casa, ok? Quindi non potevo permettermi questo. E poi volevo una sala per poter fare i corsi. Beh, alla fine il piccolo mi ha portato al grande, quindi a dovermi poi impegnare per questo nuovo investimento. Ora, questa è una strategia che funziona per me. Io non so se funzionerà anche per te. Io ho bisogno di concentrarmi sul piccolo e poi espandere. Per qualcuno invece c'è bisogno di vedere tutto l'insieme e poi man mano scendere, ok? Nei dettagli. Mi dicono che, io ricordo quando parlavo di questa mia strategia tanti anni fa, la mia coach di allora mi diceva: è un po' strano, la gente di solito non ragiona così, la gente ragiona sul grande, poi man mano, no, entra nei dettagli. Tu invece parti dal dettaglio e poi espandi. Quindi c'è una strategia diversa rispetto a quella che hanno gli altri. Io ve la propongo, no? Perché magari qualcuno potrebbe trovare più utile utilizzare questo tipo di strategia rispetto al vedere tutto l'insieme e poi scendere nei dettagli, ok? Quindi, compito di questa settimana è provare a concentrarsi sul piccolo e vedere nel caso come espanderlo. Ok? Sapete che questo weekend ho fatto, sì, perché l'ho già detto mille volte, avete visto i filmati, c'è stata l'inaugurazione dello studio di Alessandra Rosso. Alessandra, anche lei parte, no, dai piccoli dettagli, ma un po' anche perché io sono così, quindi un po' la guido verso questa modalità, no? Dettaglio poi si espande, dettaglio poi si espande.
e credo che sia una strategia che l'ha portata a vincere questa, ok? Ciao, buona settimana, provate a ragionare su questa strategia, potrebbe essere utile anche per voi. Ciao, ciao a tutti.